Un cammino lungo i millenni, ripercorrendo le tappe più importanti della storia della salvezza. Il 26, 27 e 28 dicembre si è svolta la seconda edizione del Presepe Vivente nel centro storico Fasanise, promosso dall'associazione Anspiteatro Don Nicola Carbonara, dal nome a Betlemme nacque il pane della vita. Un successo inaspettato, difficile da gestire per la numerosa partecipazione. E dopo il successo dell'anno scorso, molta gente ha voluto rivedere i nostri ragazzi, che anche se è un percorso molto più lungo, quest'anno siamo costretti a rallentare un po' gli ingressi, ma l'afflusso della gente è stato notevole, soprattutto la prima sera si è contato sui 1.200 persone, quindi ieri sera altrettanto quasi, e stasera si sta vedendo un afflusso ancora maggiore, perché c'è gente che lo sta rivedendo per la seconda volta, però è stato molto bello, quindi è piaciuto a tutti. A differenza dei tradizionali presepi viventi, il presepe biblico non si limita a rappresentare gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù, ma estende la sua narrazione figurativa anche alle vicende più significative delle sacre scritture. 11 quadri viventi rappresentati tra i meandri del centro antico sullo sfondo di bianca calcina. Figure sacre come Abramo, Giacobbe, Mosè, Ruth, Noemi, Maria e Giuseppe. Tema del percorso: Gesù, pane della vita, che richiama quanto vissuto durante il congresso eucaristico nazionale svoltosi ad Ancona nello scorso settembre. Nulla è impossibile a Dio. Sei la sorgente del nostro nutrimento. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Sì, 11 quadri rispetto all'anno scorso, proprio perché il percorso è più lungo e abbiamo dovuto riempirlo con quadri biblici, perché il presepe è tutto basato sulla parola di Dio e quindi i ragazzi siamo quasi 110, quindi non poche comparse, insomma. Da quel cuore attingerai il cibo con cui saziare la fame di ogni uomo che si avvicina alla tua povertà. Per questo, continua a nutrirti di questo pane. E in te dimorerà la vita vera. Il percorso si è concluso in piazza Mercato Vecchio per ammirare i vecchi mestieri e il museo della Casa La Fasanise, aperto per l'occasione dall'associazione Umbracchie. L'Anspiteatro, in occasione del suo 25° anno di attività, ha in programma altre iniziative per la Pasqua cristiana.